Ben connessi sul canale YouTube e la pagina Facebook di Radio Messaggio Cristiano, ben ritrovati sulla nostra frequenza. Sta per iniziare il culto. Ascoltiamolo insieme in santa riverenza. Scopriamo cosa il Signore ci dirà ancora in quest'oggi. Nel Santissimo Nome, Signore, siamo qui. Signore, perché quando abbiamo udito la voce del tuo Santo Spirito parlare al nostro cuore, Signore, abbiamo lasciato veramente ogni cosa, Signore, ti abbiamo seguito ed ora siamo qui per essere ammaestrati da te, sapendo, Signore, che ognuno di noi, anche se non se ne accorge, ha ricevuto un piccolo talento e per poterlo trafficare. Gloria al tuo nome, fai che lo possiamo trafficare con giustizia, con santità, con quella vera sapienza che procede da te. Alleluia, gloria al tuo nome, di non nasconderlo sottoterra, Signore, gloria al tuo nome, ma farlo trafficare sapendo che quell'uno, Signore, può fruttare tantissimo. Alleluia, gloria al tuo nome. Quindi grazie per come giorno per giorno ci guidi e ci ammaestri. Grazie per come giorno dopo giorno, Signore, ci fai vedere la tua gloria, alleluia, e ci riveli cose misteriose che occhio non ha visto e orecchio non ha udito. E siamo certi che anche questa sera continuerai a farlo. Quindi il nostro orecchio è attento, il nostro cuore aperto, parla e ognuno di noi ti ascolta. Alleluia, talanda la massia, l'amata. Alleluia, per la tua gloria ogni cosa e per la gloria di Gesù, benedetti in eterno. Alleluia, amen, amen. Oh, yeah.
questo culto dice che offriamo più di 1000 renderà, poi che dona largamente quando gloria gli si dà. Quindi questo culto più di 1000 renderà, se noi gli diamo gloria, altrimenti niente. Gloria a Dio. Quindi, e non è, vedi che noi dobbiamo dare gloria come per dire, sta scritto che gli dobbiamo dare gloria, quindi gli diamo gloria. No, perché la gloria che noi gli diamo deve essere sentita. Amen. Non deve essere per abitudine. Perché per esempio, no, qualche volta me ne sono accorto, no, da noi no, ah, perché ci può essere pure peggio. Vantare, no? E dice che andiamo a vantare. E allora, perché per esempio, no, qualche volta me ne sono accorto in qualche posto, no? Perché sapete, io perché prima, diciamo, prima che il Signore aprisse la chiesa, questa qui, no? Ho girato un po', diciamo, l'Italia, sono andato a Roma diverse volte, poi a Milano, in altre cose, ma non basta, sempre per il Signore, no? E quindi ho avuto modo di vedere, poi, voi sapete, sono andato anche nelle chiese di Messina, non solo all'est, non solo al nord, ma pure al sud. E alcuni di voi eravate presenti quando facevamo le visite, vi ricordate queste chiese? Vabbè, c'è uno da che va a dire che era un igiene. Visitavamo le chiese, gloria a Dio, e perché vedete il Signore ha voluto così e si è glorificato il Dio che la chiesa è rimasta tale. Infatti la nostra chiesa, vedete, noi non tiriamo acqua per il nostro mulino, perché l'opera della radio è universale. L'opera, ecco, quando il Signore, perché vedete, quando il Signore parla, magari subito non si capiscono le cose. Poi uno se ne accorge perché il Signore illumina e fa capire, dice, vedi quando io ti ho detto questo, a che cosa mi riferivo? Quando lui mi ha detto, con te devo fare un'opera nuova, è stato in questo perché? Perché un po' tutte le chiese, no? Non solo quelle di Messina, ma tutte le chiese, diciamo, che ci sono nel mondo, cercano di creare acqua per il proprio mulino e sa fanno a gara. Tu in ta quale chiesa vai? La prima cosa, no, pace, sei fratello, sei sorella, gloria a Dio, da quale chiesa vai? Io te la posto così così, ah sì, sì, sai, io vai in tale chiesa così, sai, ne auguro che tu facciamo, perché non vengono e vengono a visitare? No, perché sai, ne auguro facciamo questo, facciamo questo, facciamo questo, come sta l'altra parte giocano. Quando dicono la nostra chiesa facciamo questo, è proprio perché giocate, è proprio perché giocate, vate a vergognare di la nostra chiesa facciamo questo, 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 perché, perché fratelli, chi dice nella nostra chiesa facciamo questo, facciamo questo, facciamo questo, facciamo, allora fate tutto per essere ammirati dagli altri, non lo fate per la gloria di Dio, perché io che faccio una cosa non metto a spubblico i 420, perché tra me e Dio ci deve essere questo rapporto personale, intimo. Quindi chi si vanta, la nostra chiesa facciamo questo, se vede che facete triasino, che fate tutto per essere ammirati, per tirare, ecco così, tirate acqua per il vostro mulino. Voi dovete lasciare a ognuno al proprio posto dove il Signore l'ha messo. Poi se il Signore li vuole tirare fuori da quel luogo, per motivi suoi che Dio riconosce, non noi, se la vede il Signore, perché l'opera è di Dio. Allora, amen. E allora, come dicevo, quindi ho avuto modo, sapete, sia quindi di girare, perché quasi tutti,
No, quasi. Tutte le chiese del Messina abbiamo girato. C'era prima ancora che il Signore ci facesse aprire questo luogo, noi abbiamo visitato tutte le chiese del Messina. Alleluia. E testimoniavamo. Amen. E a qualcuno non ci piaceva questo fatto. Perché vedete, perché appunto c'è gelosia tra una chiesa e l'altra. E io mi ricordo che c'erano alcuni che non volevano che noi andassimo a visitare altre chiese. No, perché come se l'altra chiesa. Fratelli, l'opera della radio deve essere, lo è, perché tale l'ha resa a Dio, interdenominazionale. Altro non è che si potremmo dire siamo valdesi, battisti o puro pentecostale. Noi siamo cristiani puri, puro sangue, come dei cavalli. Allora, quindi, perché Gesù non ha una denominazione? Fratelli, Gesù non ha una denominazione. Ci risulta che il Signore fa soltanto miracoli tra i pentecostali? All'altro che fai scarta, dici no, tu non sei pentecostale, io miracolo non te ne faccio. Poi tu non appartieni alla chiesa già, peggio ancora. Vedete quanto sono, stava dicendo quanto siamo buffoni. C'è che fanno da maniera. L'altro siamo seri. Amen. Quindi attenzione, il Dio non ha una denominazione, il Dio ha la sua Chiesa. E la sua Chiesa è composta di cuori semplici di tutte le denominazioni. Dove il Signore trova un cuore semplice, non ci domanda che sei battista, che sei valdese, che te sei testimone di Geova. O Signore, non ci interessano queste cose. Queste sono cose carnali, diaboliche, terrene. Gesù guarda il cuore e mette nell'onta testa che può essere la dottrina un po' sbagliata di una denominazione, ma in quella denominazione si trovano anche dei cuori semplici. E il cuore lo conosce soltanto Dio. Ci siamo, perché fratelli, forse una volta... Io, perché sapete, quando si è all'inizio, si è così, pensavo che all'infuori di Pentecostale non ci fosse, diciamo, denominazione, religione giusta, cosa. Dio che ce ne scansa e libera. Le maggiori delusioni le ho sempre trovate proprio in te Pentecostale. E ve lo giuro davanti all'Eterno. E si dovrebbero vergognare. Credo che si vantano che sono pentecostali. Perché hanno fatto più danno dopo il 8 dicembre. Perché il 28 dicembre, quando ci fu il terremoto, almeno tante anime si salvarono. Con alcuni non si sta salvando nulla. Alleluia. Facciamo attenzione. Come noi non possiamo dire, no, non lo dobbiamo neanche pensare, se tu non frequenti la nostra chiesa non sei salvato. Perché fratelli, nella nostra chiesa ci sono salvati e ci sono non salvati. Mettiamo in un tuo cervello. Amen. E in ogni denominazione ci sono i salvati e i non salvati. Perché ognuno ha, ogni persona, ogni credente in Dio, è chiaro perché si trova in quella denominazione, perché è convinto in quella maniera. Allora, se lo si fa per contrastare gli altri, allora quello è peccato. Ma se in una denominazione, fratelli, ci sono cuori che veramente credono in Dio, e piangono ai piedi del Signore. Che volete che il Signore ci dice? Ah no, tu sei battista, ah tu sei testimone di Geova, ah tu sei sabbatista, avventista, tu sei tuo nonno. Oh figlioli, ne mettiamo a giudicare. Ci ha dato da giudicare forse il Signore? Il Signore ha detto non giudicate.
affinché non siate giudicati. Fratello, benedetto sia l'Altissimo. Vedete, quindi, perché io vedo che, guardate, perché io ho incontrato nella mia vita, perché fratello, ora ho una certa età, non vi dico quanti anni hai, perché giustamente tu sapete tutti. No, però io non dico niente. I due sanno che io. C'è tu che dici, ma davvero? Non pare. Dai, una partita su questa. E allora, niente, che fare? Scherzare, figliolo, sapete che ha un umore di crepacuore, perché tutte queste famose credenti che ci sono in giro fare un umore di crepacuore. Alleluia. E allora, non giudichiamo, fratelli, attenzione, vedete che Gesù non ha una denominazione. Vedete che Dio ha figlioli e figlioli suoi, sia giustamente in te pentecostale, ha figlioli suoi in te testimone di Geova, ha testimone. Lasciamo stare la dottrina, perché il vero credente in Dio, riceve per la fede che ha in Dio. E tutto ciò che fa, se lo fa con semplicità oppure per furbizia. Perché se le cose si fanno con furbizia, e allora fratelli, si può essere pure angeli, perché Satana al suo seguito chiama tutti angeli furbi, che possono fare i furbi. Amen. Quindi allora, poi torno a ripetere, il Signore non ci ha dato da giudicare. Guardate che sto proprio, scusa, non me l'aveva preparato, niente, così sta nascendo l'acqua, fratello, le puttare a complimento. Eh? Chi ha parlato? Ogni cosa c'è un perché. C'è un perché, vero? Oh, almeno ogni tanto qualcuno da me aperti. Che mi voglia ragionare. Allora, benedetto sia l'Altissimo. Allora, come dicevo, dice questo culto gli offriamo, più di 1000 renderà se diamo gloria al Signore. Allora, siccome ho detto che ho girato tante chiese, tante cose, perché facevamo le visite, poi sono andato anche fuori Messina, diciamo in diverse chiese, nelle Calabrie pure, e vedo lungo via una volta. E allora, mi ricordo che c'erano chi che facevano. Gloria a Dio. Gloria a te, Signore. Poi chi è che dormivano? Ogni tanto, gloria a te, Signore. Tu dimmi gloria, non ce ne vuole. Io questo voglio dire. Deve essere un gloria a Dio bello, sentito. Io dico, come? Come dovrebbe essere? È come per esempio di Aromei, no, non mi piglio, non mi porto un esempio. Allora, come quello che, ripeto, me l'hanno raccontato allora, ogni tanto la racconto, di quel ragazzo che in chiesa diceva, un pastore parlava, e chi dove ci rido il posto? Gloria a Dio! L'anziano diceva cose, e sto piccerello, gloria a Dio! A un certo punto uno che si trovava lì, che non era tanto fratello, era, doveva essere un credente così, no? Che si infastidia di tutte cose. E allora se parte ci fa, e ora sto piccerello era subito il dopoguerra, quando i scappi non l'avevano tutti. E allora, sto piccerello, sto ragazzino, dice che era a piedi scalzi, seduto accanto a sto fratello, no? A sto fratello, a sta persona. A un certo punto, sta persona, dal momento che sto piccerello, diceva sempre, gloria a Dio, ci fa, l'ho raccontato altre volte, però per i nuovi, quelli che sono nuovi, lo racconto. E allora, gli fa questa persona che era accanto a lui, dice, senti,
se tu smetti di dire gloria a Dio, io ho toccato un pari scappi. Dice, chi sto qua, come non sentivo? Ma andava là, non si viste le peduzze, no? Che erano come che tra gli sciecchi, quando to fa. E lui dice, ma allora, e ci fa bene. E quindi l'anziano continuò a parlare, a predicare, tutte cose. E sto piccerino muto, perché pensavo ora che scappi, mi disse che mi cate scappi, e io mi vado bene, ma dico gloria a Dio. A un certo punto, e dai, ora, dai, Marco, già questo, ci veniva a dare gloria a Dio, perché, perché il Signore, a sto piccerino, a un certo punto si faccia, gloria a Dio che scappi senza scappi! Oh, dice, gloria a Dio che scappi senza scappi! Ecco, vedete che c'è un modo di dare gloria a Dio. Amen. Che momento l'amo a pregare per dirci una gloria a Dio? Amen. Mentre quello lì, alleluia, gli dicevano di non dirlo, come un momento li dobbiamo esortare a dare gloria a Dio. Però, un gloria a Dio che esce dal cuore. Allora, come abbiamo cantato, alleluia, questo culto che offriamo più di mille renderà, poiché dona largamente quando gloria gli si dà. Amen? Quindi, attenzione, che quando preghiamo, quando lodiamo il Signore, che non si faccia per abitudine, amen? Ma che si faccia sempre sentitamente, altrimenti è meglio uno, ma non parlo. Ci siamo? Yeah.
Così vogliamo leggere allora nell'Apocalisse capitolo 1 e dal versetto 4. Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti ed il principe dei re della terra. A lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a lui sia la gloria ed il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto. E tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore che è, che era e che ha da venire l'Onnipotente. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Cristo Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Mi trovai nello Spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una forte voce come di una tromba che diceva: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia: ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e alla Laodicea. Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, ed i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due taglie acuta, ed il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli mise la sua mano destra su di me dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo, ed il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. Ed ho le chiavi della morte e dell'Ades. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste. Il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra è quello dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, ed i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. Alleluia. E ci fermiamo qui con la lettura. Alleluia, sia glorificato il Dio. Che il Signore appunto anche questa sera ci possa spiegare quello che una piccolissima parte di quello che gli ha fatto scrivere a Giovanni. Perché vedete, anche se noi abbiamo letto, o meglio il Signore mi ha fatto leggere, diciamo, questo capitolo, non è che la prima volta che me l'ha fatto leggere mi ha fatto spiegare tutto, assolutamente. Perché sono cose, vedete, molto difficili, e sono cose da spiegare esclusivamente a suo proprio tempo, che lo stabilisce il Signore. Amen. Perché altrimenti, se, vedete, lui, oppure io, se io avessi voluto farmi il sapientone e leggere l'Apocalisse per spiegarla, avrei rovinato il piano di Dio. Avrei fatto
commesso una cosa abominevole, perché vedete, tutta quanta la parola di Dio, anche se ci sono dei punti che possono sembrare semplici e facili, alla luce dello Spirito Santo acquistano un valore inestimabile, e lo Spirito Santo rivela cose misteriose, alleluia, che uno dice: guarda, eppure io pensavo, credevo che le cose fossero così, invece guarda come il Signore ce le sta spiegando. Quanti passi che il Signore, che apparentemente sembravano facili per noi, e poi il Signore ce l'ha spiegato nelle sue profondità. Amen? Così è l'Apocalisse, gloria a Dio. E quello che il Signore mi ha dato capire pure questa sera, una cosa direi nuova ed importante, dice: guardate come noi abbiamo iniziato a leggere, Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, quindi grazie a voi e pace da colui che è, che era e che è da venire, da sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele e primogenito dai morti, ed il principe del re della terra. A lui che ci ha amati, dice, e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue, e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. Quindi a lui sia la gloria ed il dominio nei secoli dei secoli. Quindi, vedete, quello che il Signore ha fatto, lo ha fatto per farne di noi dei sacerdoti e re. Cioè, che vuol dire dei sacerdoti e re? Perché il sacerdozio levitico non esiste più, non c'è più, perché non ha più valore, perché il sacerdozio levitico aveva, diciamo, un significato allegorico, un significato più che, diciamo, simbolico, perché i sacrifici che i sacerdoti offrivano al Signore erano la figura del sacrificio di Cristo che doveva compiere incarnandosi in Maria Vergine e poi crescendo per poi andare in croce, è giusto? Allora, noi vediamo che Giovanni vede questo personaggio che si trova in mezzo a sette candelabri, amen, che ha nelle mani, nella sua mano destra, dice, sette stelle, e Gesù gli spiega a Giovanni che i sette candelabri sono le sette chiese, e le sette stelle che si trovano nella sua mano invece sono gli angeli delle sette chiese, cioè i pastori, il pastore di ogni chiesa. Allora guardate, sia glorificato il Dio. Ecco, quando il Signore mi ha fatto dire non giudichiamo, e ognuno guardi se stesso, si serve il Signore nella semplicità, senza guardare i difetti degli altri, quindi per giudicare, per poi diffondere accuse o calunnie che siano. Amen? Perché chi fa quelle cose commette peccato agli occhi di Dio. Alleluia. Perché guardate, se per esempio io commetto un peccato, allora, e gli altri se ne accorgono e incominciano a giudicarmi e a diffondere quell'errore che io ho fatto, allora che cosa? Mentre io al limite ho commesso peccato perché ho sbagliato, no? Poi magari me ne accorgo e chiedo perdono al Signore, e allora il Signore mi perdona e cancella quel peccato. Quelli che mi hanno giudicato, invece, amen, hanno commesso un errore più grande, perché magari il peccato che ho commesso io può essere stato in un momento di debolezza. Magari uno, perché non sempre è lucido di mente, come si suol dire, no?
Quindi degli errori si possono commettere in base a come uno si sente in quel momento. Per esempio, ecco, quello che il Signore mi ha dato da portare, ripeto come esempio, quando Mosè percosse la roccia, amen, la seconda volta, non è che lui l'ha fatta apposta, amen, perché il Signore, mentre la prima volta gli aveva detto di percuotere la roccia, amen, invece la seconda volta il Signore gli aveva detto di parlare alla roccia. Ma quando, quindi Mosè ha commesso peccato nel percuotere la roccia, perché percuotere la roccia, come il Signore mi ha fatto spiegare qualche altra volta, significava far morire due volte Gesù. Invece Gesù doveva essere percosso una sola volta, cioè il suo sacrificio doveva essere compiuto una sola volta. Ci siamo? Ecco, vedete, erano cose allegoriche e simboliche nel passato, che erano la figura del vero che doveva venire. Allora, noi vediamo che Mosè, per avere peccato, percotendo la roccia, è stato punito da parte del Signore, perché non lo ha fatto entrare nella terra promessa. È vero o no? E allora, a questo punto noi vediamo che il Signore gli ha dato la punizione a Mosè, però nello stesso tempo lo ha perdonato. Anche se non c'è scritto, ma in quel momento, ma c'è scritto dopo, quando il Signore sul monte viene trasfigurato, e dice che le sue vesti diventarono come di luce risplendente, come il sole che brilla. Allora lì lui si incontrò con Mosè ed Elia. Quindi, se Mosè fosse rimasto un peccatore, Gesù si sarebbe fatto vedere di Mosè e di Elia. È giusto? Ora vedete che uno, se sbaglia in un momento, sono cose che se la deve vedere il Signore. Perché se noi non avessimo visto Mosè nella trasfigurazione di Gesù, avremmo potuto pensare con la nostra cattiveria e malvagità di cuore che Mosè era stato punito da Dio non facendolo entrare, poi è fu sabato, punto interrogativo. Ecco, vedete, il non giudicare quanto è importante. Amen? Ci siamo? Quindi attenzione, lo dico a voi, il Signore lo sta dicendo prima a me, per mezzo mio lo sta dicendo a voi, piccola comunità, e lo sta dicendo a tutti gli anziani e fratelli e sorelle, sia di Messina che di tutto il mondo. Non giudicate, non rendetevi colpevoli di un peccato che Dio non vi perdonerà mai. Amen. Il giudizio sta nelle mani di Dio. Allora, amen. Gloria al Signore. E allora, seguitemi attentamente. Salomone stesso, che ha sbagliato, ha peccato, amen, perché gli ha concesso alle sue mogli e concubine di farsi degli idoli. È giusto? Fratelli, se Salomone fosse rimasto nel suo peccato, Gesù lo avrebbe annoverato tra i suoi antenati? Perché non dimentichiamoci che Gesù viene da Salomone. O no? Salomone è figlio del re Davide. E allora, se
Davide stesso fosse rimasto nel suo peccato, Gesù avrebbe permesso che quando lui si è incarnato si dicesse di lui: Gesù figliol di Davide? Sarebbe stato un insulto, un'offesa a Gesù, perché come se gli avessero detto: Gesù figlio di quell'adultero, di quell'assassino, o no? Eppure, per tutti i sapienti, oh, ciucciarono così, ha peccato, è adultero, omicida, taci, ipocrita, è disonesto. Alleluia. E se vuoi salva la vita, vivi in silenzio, ascolta e non parlare. Alleluia. Amen, gloria all'Altissimo, perché vi è un solo giudice che è Dio, alleluia, e che per mezzo di Gesù il suo figliuolo giudicherà i vivi e i morti, alleluia. Amen, ci siamo, gloria all'Altissimo. Ora, vedete, dice questo con quello che abbiamo letto, che vuol dire? Guardate. Scrivi quindi alle sette chiese dell'Asia. Dice ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia, a Laodicea. Fin qui, guardate, ma guarda, gloria a Dio, sette stelle, sette candelabre, ma che santità, ma che santità. Sette chiese purissime, santissime, sette angeli, l'angelo delle chiese, no, le sette stelle che saranno. Ah, chi sì, pastori perfetti, no? Senza peccato. A onne scrivi, alleluia, amen, gloria a Dio, all'angelo della chiesa di Efeso, alleluia, e dici: ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fai le opere di prima, se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, e se non ti ravvedi. Ma era perfetto, sia la chiesa che l'anziano, perfetto, no? E che dire tutte le altre cose? Perché, fratelli, fra sette pastori, solo due ce n'era uno, signore ci dice, che sono ora, altri cinque erano tutti in difetto, amen? Eppure Gesù era, ma allora Gesù era un tomenzo, queste sette candelabre, erano un tomenzo a sette chiese, vendute, no? E poi che dire, di pastore, su pa mano, e aveva sette peccatori, no? Vedete il giudizio? Allora, perché Gesù ha fatto scrivere? Perché appunto chi conosce i cuori è solo lui, è il Padre. Dice: è vero che quello di Efeso, alleluia, si trova in difetto, come pure quello delle altre chiese, ce ne sono cinque che si trovano in difetto. Però, se Gesù gli fa scrivere a Giovanni, ciò significa che Gesù sa che una volta ricevute quelle lettere, questi si ravvederanno, perché già il Signore, prima ancora, ce li ha nella sua mano destra. Vedete, fratelli, come uno giudica? Amen. Fratelli, guardatevi dal giudicare. Ognuno di voi, ognuno di noi, guardi se stesso. Alleluia. Alleluia. Amen. Perché, ecco perché Gesù ha detto: non giudicate affinché non siate giudicati. Perché lui sapeva e sa che il giudizio degli uomini è fallace. Ci siamo, gloria a Dio. E allora, quindi il Signore dice sì,
Sì, è vero che l'angelo della chiesa di Efeso e altri che non sono in regola, per ora sono così, però quando io farò scrivere al mio servitore Giovanni, loro si metteranno in regola, perché io li devo usare. Amen, gloria, ita la massia, l'amata, alleluia. E guardate, sia glorificato il Dio. Giovanni, quindi, alle sette chiese che sono nell'Asia, grazia a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. Quello che il Signore mi ha dato da capire, fratelli, ecco qua c'è da rabbrividire. Come fanno tutte queste anziane che sono bugiardi, ingannevoli, trascinatori all'inferno, che trascinano all'inferno tutti quelli che li seguono, perché c'è un giudicare continuo dappertutto, tutti sono santi, tutti sono giusti, i difetti sono sempre tutti gli altri che li commettono, che ce li hanno. Alleluia. Amen. Ognuno deve guardare se stesso, il giudizio sta nelle mani di Dio, l'unico, alleluia. Perché, guardate, il Signore, grazie a voi, guardate, grazie a voi. Ma Signore, che giù di Efeso, vive nell'errore. Voi, qual è l'altro qui? Quello quello di Bergamo, pure. Alleluia. Tutti, mi pare che solo la, diciamo, sono due, ripeto, che sono, che il Signore dice, va, li apprezza. Quindi vedete come, appunto, perché non è che poi sta scritto, fratelli, perché poi non è che sta scritto che quelle che si trovavano in difetto si sono pentite, non sta scritto, però automaticamente, se Gesù ce li ha nella mano destra, che teneva un peccato tutta mano, nella sua mano destra, i peccatori nella sua mano destra, ciò significa che si sono veramente ravveduti, amen, si sono messi in regola con Dio. Perché? E la cosa più bella, vedete, sia glorificato il Dio, perché come mi ha fatto leggere, come ha fatto scrivere a Giovanni, i saluti che vengono rivolti a questi sette anziani, dice, guardate, grazia quindi a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, quindi dal Padre, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, amen, quindi dallo Spirito Santo, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, primogenito dai morti e il principe dei terreni della terra. Ora, fratelli, sia il Padre che Gesù si sarebbero, e lo Spirito Santo, si sarebbero accostati, avrebbero fatto dimora nella vita di questi anziani che si trovavano in difetto. Ecco, allora dice, voi intanto voi state zitti e non giudicate. Questo per dimostrare che il cuore lo conosce soltanto Dio. Che se lui li ha scelti, anche se apparentemente, no apparentemente, perché non era apparentemente, anche se momentaneamente, ecco, momentaneamente, si trovavano in difetto, dice, per ora si trovano in difetto, ma quando io li avverto, loro si metteranno in regola. E io so che si mettono in regola. Perché? Perché già io, o meglio, il Padre mio, io e il Padre mio, o il Padre mio ed io, li abbiamo scelti, per posare su di loro lo Spirito Santo. Perché siano dei testimoni, siano sette testimoni guidati dallo Spirito Santo.
altro che peccatori! I sette spiriti sono in attesa che loro si mettano in regola con Dio, perché i sette spiriti di Dio, come dice, ecco, quando nel capitolo 5, dice che Gesù aveva sette occhi e sette corna, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Amen. Quindi sia glorificato il Dio, il Signore li avverte: mettetevi in regola. Lo Spirito Santo, quindi, ecco, per dire, è pronto per entrare in voi. Alleluia. Ed infatti, una volta che loro si mettono in regola, i sette spiriti di Dio si posano su ciascun angelo della Chiesa. Quello che mi ha dato da capire il Signore, sapete cos'è stato? Perché ogni anziano, perché ha scelto sette chiese? Non ne poteva scegliere re, non ne poteva scegliere dodici, come l'apostolo, oppure? No, sette. Perché i sette spiriti di Dio si devono posare sui sette anziani delle chiese dell'Asia d'allora. Dice, perché tutto questo? Sia glorificato Dio. Spero di poter fare capire quello che il Signore mi dà da capire. Com'è che ci sono i doni dello Spirito? C'è chi ha il dono di profezia, il dono delle lingue, il dono dell'interpretazione delle lingue, dono di guarigione. Non ci sono tutte queste doni? Quindi noi vediamo che questi doni, dice, vengono distribuiti dallo Spirito Santo come Lui vuole, che poi è Dio che li distribuisce, è giusto? Quindi, allora, a uno o a diversi doni di guarigione, è giusto? Ci sono tante credenti che hanno dono di guarigione, ci sono tante credenti che hanno il dono delle lingue, ci sono tante credenti che hanno il dono dell'interpretazione delle lingue, c'è il dono della fede, poi ci sono i ministeri, ci siamo! Vedete che è sempre lo stesso, procedono tutti dallo stesso Spirito, che lo Spirito distribuisce come Lui vuole. Allora, quello che il Signore mi ha dato da capire, vedi, ho scelto sette angeli delle chiese, perché tutte e sette, non una sola persona, ma tutte e sette compongono la pienezza dello Spirito di Dio, che viene distribuito a uno una cosa, a uno un'altra, a uno un'altra, a uno un'altra, a uno un'altra, in modo tale perché tutti e sette spiriti, cioè sette spiriti vuol dire la pienezza dello spirito, è un numero simbolico, non è vero che signoriava sette spiriti, è un numero simbolico per poi lui potersi esprimere e farci capire le cose profonde dello spirito. Amen? Allora, praticamente, perché? Se il Signore avesse scelto soltanto uno, allora avrebbe dovuto dare tutte la pienezza dello Spirito a uno di questi. Allora sarebbe stato come Gesù. Invece noi vediamo che è solo Gesù che possiede sette occhi e sette corna, che sono i sette Spiriti di Dio mandati per tutte. Vedete che solo. Allora, la pienezza dello Spirito ora viene distribuito a sette persone. Ci siamo? Amen. Quindi la pienezza dello Spirito di Cristo viene distribuito e dato a sette persone. Ecco perché, fratelli, ognuno sa fare il suo compito, il suo ruolo. E uno dire io sogno meglio di te. E tu perché? Quello di Efeso non poteva dire a quello di Smirne, io sono migliore di te, perché quello di Smirne ci poteva dire, senti, tu hai una cosa e io ne ho un'altra, quello che hai io tu non l'hai e te stai muto. La stessa cosa tutti gli altri. Vedete? Allora il Signore, per tenerci nell'umiltà,
da a uno una cosa, uno un'altra, una un'altra, quindi nessuno si può sentire. Non è come credere da, come quelle che una volta trasmettevano alla radio, ricordi, quando io li ho, cioè li ho ripresi, perché ho detto, figlio, ragazzi, stiamo attenti a quello che facciamo, come, perché il coordinatore ci vuole sempre, fratelli, in ogni tempo c'è stato sempre un coordinatore. Ah, noi abbiamo lo Spirito Santo. Ah, allora occuparà ci da un momento che tu, Spirito Santo, amen. Allora, fratello, andiamoci a leggere che cose, amen. Quindi, vedete, perché ora, vedete, loro, guardate, loro, si vede che il Signore a questi sette anziani li ha usati in quel tempo, praticamente, per dire che a quello, per esempio, di... dove qua sono scritte, no? Vabbè, leggo pure qua. A quelle del, quello di Efeso, gli ha dato, mandando il suo spirito, quindi che sono, ce lo possiede Gesù, amen? Allora, perché il Padre ha dato al Figlio, il Figlio è quello che fa. Tutte le cose vengono fatte per mezzo di Gesù. Allora, il Signore, con questo, mi ha dato da capire che a quello di Efeso gli ha dato un compito, un ruolo, oltre ad essere testimone dello stesso libro dell'Apocalisse, perché per tutte e sette il libro è stato lo stesso, unico. Le lettere sono state diverse, perché essendo tre persone diverse, ognuno di loro doveva, doveva provvedere a mettersi in regola con Dio in base alla propria condizione spirituale. Amen? Allora, a questo punto lui che cosa fa? Il Signore dice, mettete in regola, così i sette spiriti, tanto è vero, vedete che sono i sette spiriti che dicono pure pace a voi. Cioè lo Spirito Santo che dice ai sette, che manda i saluti allo, diciamo, a questi sette anziani. Amen. Perché vedete, quando, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dei sette spiriti che sono davanti al suo trono. Quindi lo Spirito di Dio pronto per intervenire, per agire, in modo tale che lo Spirito Santo di Cristo, che il Padre ha messo in Cristo, ora venga distribuito nei sette anziani delle sette chiese, dando a uno una cosa, a uno un'altra, a un'altra, tutte e sette compongono lo Spirito Santo di Dio, il famoso candelabro a sette braccia che noi troviamo nel Vecchio Testamento, no? Il candelabro a sette braccia. Ci siamo? Quindi, vedete, questa è la novità di questa sera, cioè quello che il Signore mi ha dato. Dice, vedete che il Signore queste cose non ce le ha spiegate tutte in una volta, che man mano che il tempo passa ci spiega sempre cose nuove. Quindi, perché una volta il Signore mi aveva fatto dire che lui li aveva scelti come testimoni, per possedere tutte e sette lo stesso libro, cioè dell'Apocalisse. Amen? In modo tale che nessuno poteva dire io l'ho ricevuto io, perché no, non sarebbe stata una sola persona creduta. Invece affidando la rivelazione dell'Apocalisse a tutte e sette la stessa cosa, allora il mondo non può, vedete, non credere. Deve credere in forza, perché tutta la stessa cosa hanno ricevuto. Però l'uno, vedete, allora, come il Signore distribuisce i doni, ha distribuito e continua a distribuire i doni di profezia, di lingue, di interpretazione, di guarigione e così via, amen? Lui ha distribuito il suo spirito sopra le sette cose. Ecco perché Gesù si trovava in mezzo a sette candelabri. Fratelli, in mezzo a sette candelabri, in mezzo a sette chiese, ci siamo? E sette stelle in tasomano, vedete, gloria a Dio, che c'è il compiacimento da parte del Padre e del Figlio. Ci siamo, gloria a Dio,
Alleluia. Ecco, vedete come questa è una lezione ancora di più, per in modo tale che non ci faccia l'avversario cadere nel peccato giudicando dall'apparenza di quello che si può dire. Fratelli, non è che voglio mettere sempre il dito nella piaga, però come è vero che l'Eterno vive, lo dico apposta, non per difendermi, perché non ci tengo a difendermi, ma lo dico per la salvezza di tutti quegli anziani e di tutte quelle di tutti quei falsi credenti che dicono di essere credenti, che continuano a parlare male di noi, di quest'opera e del fratello De Luca. Che stiano attenti, perché se ho peccato me la vedo io con il Signore. Alleluia. E Dio non ha dato a sta gentaglia il potere di giudicare. Alleluia. Amen. Perché il rapporto che ho io con il mio Gesù è personale. Amen. Ed è imperscrutabile. Nessun di loro è in grado di stabilire il rapporto che io ho con Gesù e Gesù che ha con me. Nessun di questi che parlano. Tanto pastore che fasse fratello. Però lo dico, amen, lo dico per, nel loro interesse. Guardatevi bene dal giudicare. Ognuno di noi ha un rapporto personale con Dio. Chi giudica è Dio, per mezzo di Gesù, come Lui che salva e può anche condannare. Gloria al Signore Gesù. Vedete un altro bellissimo esempio, quindi, che il Signore ci ha dato questa sera. Vedete, ha messo quindi il suo spirito, la pienezza del suo spirito, lo ha distribuito su 7 anziani di chiesa. Voi mi sarete testimoni in ogni tempo del libro che ho fatto scrivere a Giovanni. Apocalisse, rivelazione di Dio che ha dato al suo figliolo, e il suo figliolo per mezzo dell'angelo a Giovanni. Amen. E qui mi fermo. Chi ha orecchie da udire, oda. Amen. E che Dio ci benedica. Un tratto che pregavamo, una visione, è come se ad un tratto è scomparso il pulpito ed è comparsa una mano gigante, e sopra questa mano c'eri tu, però che non eri in persona, sei come se diventava una stella. Contemporaneamente ho udito una voce che diceva: beati quelli che ascoltano e beati quelli che credono. E questo grazie a Dio. Non male che ti chiesto prima, perché così ora non mi hanno E fratello, dico un'altra cosa, che durante la settimana ti dovevo chiamare per dirti questo. Non c'è stato verso di poterti chiamare. E ancora questa sera. Signore, sono qui. Amen, grazie a Dio. E allora, sappiate un'altra cosa, ecco, dice, perché, ma fratello, ma perché ancora ci sono cose? Allora sappiate che questa è stata una notizia, non dico una sorella, ho saputo che una sorella che frequentava qui, che ora non può frequentare perché non ha il mezzo. Questa, diciamo, questa cosa la voglio dire in modo che la Chiesa si rallegri. Questa sorella ora frequenta una chiesa. Amen? Non dico a unne. Una chiesa dove l'anziano dice che mi ha mandato a salutare. Sta sorella mi ha mandato a salutare con un'altra sorella che si è vista, si sono incontrati. Dice, saluto mio fratello De Luca, perché io, dice, sono nata, cresciuta lì. Dice, quindi saluto il fratello De Luca. Cosa? Dice, io a radio, dice, mi sento de nascosto. Dice, l'ascolto di nascosto, perché io sono anziano, con l'altro fratello, se lo sanno, fanno...
ma mi scomunicano. Quindi vedete ancora, pare che non c'è, vedete di quale grande peccato si macchiano certi anziani, amen. Quindi gli vietano, quindi la sorella si sente a radio e cose, dice di nascosto, e come lei ce ne sono tantissime, fratelli, ascoltano la radio di nascosto, preghiamo, alleluia, amen, e che trovino quella piena libertà di spirito per poter dire in faccia a chiunque, amen, la verità. Amen. Alleluia. Padre, ti ringraziamo in verità di vero cuore, perché Signore, dove ce ne andremo? Tu solo hai parole di vita eterna, Signore, e tu solo sei il vero maestro, perché le cose che ci stai insegnando, gli uomini, Signore, non si rendono minimamente conto, appunto, di quella che, Signore, la tua divina sapienza, Signore, la tua verità e le profondità, Signore, dei tuoi misteri che ci riveli pian piano per farci comprendere le cose che occhi non hanno visto e orecchi non hanno udito, alleluia, ma anche questa sera ce l'hai fatto vedere e sentire. Quindi grazie a te, Padre, come sempre, a Gesù e all'opera dello Spirito Santo, benedetti in eterno. Amen, alleluia, amen. Dio sia lodato.
Ed abbiamo insieme seguito quest'altro meraviglioso culto in santa riverenza e abbiamo scoperto cosa il Signore aveva da dirci. Grazie, Signore, grazie. Bene, Radio Messaggio Cristiano adesso sulla nostra frequenza vi darà compagnia con l'ultima trasmissione. Sulla nostra pagina Facebook troverete i saluti e la buonanotte da parte del fratello Nino, sempre sul versetto del calendario di Radio Messaggio Cristiano. Su YouTube troverete tutti i culti, le dirette del fratello Nino già andati in onda e tutte le trasmissioni per grandi, piccini e ragazzi. Vi ricordo il nostro numero se desiderate contattarci per qualsiasi informazione: 349 64 11 232. Prima di ripeterlo vi ricordo che i culti vengono trasmessi come quello di quest'oggi, martedì e venerdì sera, le dirette del fratello Nino in diretta ogni domenica mattina alle 10:15. E vi ricordo il nostro numero, prima di salutarvi definitivamente, 349 64 11 232. Pace, buon ascolto e buona visione da Radio Messaggio Cristiano.